Bene, è qui che dovrebbe abitare Rex. Ma perché stiamo andando da Rex, Smino? Per spiegarci tutti questi fatti assurdi. Infatti, perché io da un momento all'altro ho iniziato a sentire prurito di nuovo, prurito di nuovo. Ah! E infatti, è perché Mumble hanno aperto un canale YouTube inesistente? Boh, andiamo a chiedere a Rex. Ma come fa a dormire lì? Ah, che brutto! Provo a svegliarlo. Rex? C'è, mamma? Siete voi? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Da un momento all'altro sono iniziati ad accadere fatti strani. È cominciato da quando Fako ci ha fatto attaccare, ci ha fatto toccare quel gufo strano di statua, poi è scomparso nel nulla, ci aveva promesso che sarebbe stato imprigionato e... Un attimo, avete detto gufo statua? Oh no, 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 no,
costruito! Per caso sono successi altri fatti strani? Sì, abbiamo visto un canale YouTube di nome Mamb e c'era Mamb che ci chiamava in un modo strano. Ma Mamb non aveva mai aperto quel canale. Infatti! Era così strano. Oh no, 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 è tutta colpa degli elementi. Dei che? Degli elementi. Acqua, terra e fuoco. E che E che diavolo c'entrano acqua, terra e fuoco con quello che sta succedendo? Avete toccato tutti quanti la statua del gufo del fuoco che ti dà sempre prurito. Ecco, capito? E l'energia ha scelto Pelliccio. Come? Non si capiva. Poi dovete aver toccato tutti insieme il teschio dell'aria. L'energia ha scelto Mamb e gli ha fatto un canale YouTube stupido con un sacco di iscritti. Ah, ecco perché. Io non permetterò che il mio amico Pelliccio abbia sempre questo prurito. Ciao! E tia! Ma che E dovete aver schiacciato tutti insieme l'insetto della terra. E la sua energia deve aver scelto Scorpio. Ma ho sradicato un albero! Con le mie chele! L'unico elemento che manca è l'acqua. E guarda caso, io sono l'unico che non ha un elemento. Beh, un elemento può scegliere un solo essere vivente. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Cosa c'è, cosa c'è? Ho visto una scheggia marrone che stava portando una scheggia grigia, una scheggia bianca e una scheggia verde e rossa. Oh no. Devono aver toccato il corallo dell'acqua e l'energia deve aver scelto Fakor! Come Fakor? Prima di tutto riposizionate quegli alberi, perché quella è la mia casa. Ma tu non hai una caverna, una fessura, una capanna o qualcosa di simile dove abitare? No, a me piace il profumo della palude. E comunque quello che gli ho detto soltanto chi è stato capo dell'isola preistorica lo sa. E Fakor lo è stato un tempo. Quindi lo sapeva. Come facciamo a spezzare la maledizione? Per spezzare la maledizione dovete portare tutte le cose che vi hanno resi così in un posto specifico, ovvero vicino a quest'albero. Bene, allora andiamo. Andiamo. Ah, che prurito! Aspetta, ti gatto io lungo la strada. Io vengo ad aiutarvi. Ecco il corallo dell'acqua, anche se è morto, vabbè. L'insetto. Il teschio.
E dietro io ci ho messo il gufo. Bene, adesso ci rimane solo provare Facol. Ma in caso che manchi un prescelto, possiamo sempre usare un lupo. Pensa anche tu quello che penso io? Dipende da cosa stai pensando. Sto pensando che... Ma io volevo solo fare il terzo episodio di Prehistoric Evales! Bene, al mio via, tutto quanto si spezzerà. 3, 2, 1, via! Sì, il mio canale YouTube è sparito! Io non ho più pulito! Uffa, io non ho più la mia super forza, ma ne ho salvato il mondo! E Fago dovrebbe non avere più la sua super velocità. E adesso, visto che io devo tornare a dormire, stavolta userò un albero come cuscino. Anzi, prenderò sempre quel pezzettino di muschio, perché io rispetto la natura. Buonanotte, ragazzi. Ma come fai a dormire con questa puzza? Per me la puzza e il profumo non esistono, esiste solo l'odore. Sì, ma potresti comprarti un giardinetto un po' più confortevole? Zitto! Ok.